È una vergogna, è un errore che lo Stato non può permettersi di fare. Siamo qua per dire che o si cambia passo o evidentemente non si può andare avanti. Il mio ministero ha costantemente, attraverso l'ufficio territoriale ispettivo, quindi braccio operativo del MIT sul territorio qua in Sicilia, fatto delle verifiche, fatto su tutta la rete stradale del Consorzio Autostrade Sicilia. Ci sono tanti inadempimenti anche riguardanti la sicurezza. 541. So che oggi è stata nominata la nuova governance, siamo disposti alla collaborazione, è vero, ma non siamo più disposti ad aspettare, perché noi siamo lo Stato che ha concesso la gestione ad un soggetto pubblico, ovviamente va benissimo, siamo molto felici di questo, ma loro hanno l'obbligo, perché sta scritto in concessione e anche sulla legge, che devono mantenere e mantenere in sicurezza l'infrastruttura. Ho preso ora accordi con il nuovo presidente CAS, che ci vediamo tra un mese al mio ministero a Roma, e ci dovranno portare e dare delle risposte, altrimenti io non possiamo aspettare che i cittadini continuino a viaggiare su un'autostrada che evidentemente non mi pare mantenuta correttamente. A viaggiare e a morire, visto l'alto numero di incidenti mortali. A viaggiare e a morire, non è per questo che stiamo stringendo, è inaccettabile che non si sia intervenuto. Quella frana che abbiamo alle spalle, che ho alle spalle, è qua dal 2015 e sono passati troppi anni. Si sta muovendo qualcosa, ma si sta muovendo qualcosa perché è arrivato un governo che sta stressando situazioni, dossier particolari sul territorio, fermi da troppi anni. Quindi noi veniamo sul territorio, ascoltiamo, ma poi chiediamo delle risposte, e se non vengono date dobbiamo prendere altre soluzioni. Ma è chiaro che la visita di un ministro della Repubblica manifesta l'attenzione del governo, dello Stato, nei confronti della Sicilia, ma secondo me più che altro la curiosità di capire se il Consorzio Autostrade Siciliane ha invertito la propria tendenza, e di fatto la tendenza l'ha invertita. Abbiamo messo in campo nel 2018 investimenti per circa 50 milioni di euro, ne metteremo nel 2019 per altri 80 milioni di euro. Giorno 10 aprile manderemo in gara la frana di Lettoianni, ma alla fine di maggio, nei primi di giugno, manderemo in gara anche le due pavimentazioni, cioè quella della 18, 60 km da Giarre sino a Tremestieri e da Villafranca Rometta sino a Patti. Poi sistemeremo le barriere, ma tanti altri interventi. Entro il 30 giugno apriremo la frana, la galleria dove c'è stata dei cedimenti, la galleria di Giardini. Vorrei dire soltanto una cosa, che quando noi ci siamo insediati nel febbraio 2018 abbiamo trovato un'autostrada che aveva 4 deviazioni e 11 restringimenti. Oggi questa autostrada, la A18 mi riferisco, ha appena 2 deviazioni e nessun restringimento. Significa che passi avanti si sono fatti, anche se ancora molto dobbiamo fare. Grazie.